19esima giornata, ultima del girone d'andata, prima giornata del nuovo anno, un 2024 che ci auguriamo sia foriero di buone cose e di buon calcio per tutto il sistema calcio Italia. Ci saranno gli europei, bisognerà quindi affrontare squadre difficili. Spalletti è al lavoro, sta scandagliando anche tra i giovani che possono far parte del gruppo, e quindi quanto mai interessante il campionato, che sta vivendo momenti di estrema attenzione soprattutto per la lotta al vertice tra Inter e Juventus. Juventus che ha recuperato 2 punti sull'Inter, che è stata fermata al Genoa, a Marassi, dal Genoa di Alberto Gilardino, un Gilardino che si sta confermando una delle promesse della Nouvelle Vague per quanto concerne gli allenatori. Lo stesso non si può dire per l'ultima giornata di Thiago Motta, che ha subito una sonora sconfitta con il suo Bologna in quel di Udine, che Cioffi sembra aver rivitalizzato in maniera importante. Siamo però anche in pieno mercato. L'Inter sta cercando un esterno per sostituire Quadrato, lungo De Gente. Il Milan è alla ricerca di un altro difensore che non si capisce bene se dovrà essere un titolarissimo o un rincalzo, visto che in questo momento i forti titolari del Milan sono quasi tutti out. E poi alla ricerca di una punta, anche se Pioli, bisogna dire, ha ritrovato in maniera quasi incredula l'oggetto misterioso Jovic, che nelle ultime giornate è andato quasi sempre a segno ed è risultato decisivo per le vittorie dei rossoneri. Un campionato quindi aperto, secondo noi, che non esclude la possibilità che anche il Milan possa reinserirsi nella lotta per il triangolino tricolore. È chiaro che l'Inter cerca la seconda stella, la cerca però anche il Milan. La Juventus cerca soltanto di tirare il massimo dalle prestazioni che Allegri sta pian piano portando a livelli, non dico ottimali a livello di gioco, ma sicuramente per quanto concerne la concretezza. La Juventus è una delle squadre che più di tutte sta facendo miracoli, anche perché sta scoprendo una gioventù importante, una gioventù che potrebbe costituire per giuntoli un tesoretto per arrivare ad un calciatore importante. Abbiamo visto proprio ieri la magnifica rete di Yıldız, il turco, che si sta imponendo, come per esempio si sta imponendo a Frosinone Sule, che è di proprietà della Juventus. E quindi bisogna dire che questo calcio, nel quale anche Allegri sta cominciando a immettere giovani, vediamo anche Cambiaso, è un calcio che ci piace, perché è un calcio che diventa propositivo per la voglia dei giovani di emergere e di far vedere che sanno anche giocare a pallone, a calcio. Altro discorso l'aveva fatto per il Napoli, 8° in classifica, 0-0 col Monza, una squadra che io ritengo più che in crisi di nervi, in default totale da un punto di vista soprattutto mentale. Stanno cominciando a dare le colpe anche a Mazzarri, ha fatto una media punti meno di Garcia, ma onestamente il tecnico toscano, che già si è assunto l'onere di prendere una squadra alla vigilia di partite tremende come Inter, Juventus, Atalanta, Real Madrid, sta cercando di fare il massimo e soprattutto sta cercando di motivare una squadra che sembra ormai arrivata da un punto di vista mentale. I mal di pancia oramai nell'ambito Napoli non si contano. Elmas è stato venduto all'Ipsia. Politano ha richiesta dall'Arabia di 7, con un ingaggio da 7 milioni all'anno, e quindi anche Giuffredi sta tirando la corda per cercare di capire se il Napoli vuole confermare il suo giocatore o se a gennaio già conviene partire per gli Emirati Arabi. È una situazione che coinvolge addirittura il capitano Di Lorenzo, al centro di qualche critica per qualche errore, ma purtroppo il tifoso napoletano, la piazza napoletana è una piazza difficile, una piazza ondivaga, è una piazza che vive
di emozioni, di passione, di emotività, e quindi bisogna dire e dare atto anche a questi calciatori che se non hanno la capacità di resistere alla pressione che la piazza impone e vuole, possono veramente cercare di andare via da Napoli. Di Lorenzo è uno che ha tirato la carretta oramai da 3 stagioni e non può essere assolutamente oggetto di critiche per quanto concerne il suo comportamento da giocatore, ma soprattutto da capitano coraggioso di una squadra che è ancora alla ricerca di una identità. Intanto De Laurentiis ha spianato le sue batterie di fuoco, è arrivato Mazzocchi, 29 anni, un esterno, ma i pezzi forti sui quali sta puntando il Napoli sono Dragusin del Genoa, un ex Juve importante, fortissimo di testa, uno dei centrali che probabilmente farebbero terribilmente al caso del Napoli, e soprattutto su Samardžić, che in pratica dovrebbe diventare lo Zielinski della prossima stagione, avendo comunque 8 anni meno del polacco, che sembra indirizzato oramai all'Inter con un ingaggio lauto di oltre 4 milioni. L'Inter è sicuramente la squadra che forse meno di tutte deve operare sul mercato, abbiamo detto, solamente un esterno per rimpiazzare Quadrado, ma Inzaghi sa di avere una corazzata e soprattutto sa di avere una squadra che ha un'identità e una capacità di performance molto elevata, che probabilmente a nostro sommesso avviso la pongono tra le favorite anche per la Champions League. Da domani partite importanti, fino a domenica. La Fiorentina va a Reggio Emilia contro il Sassuolo per verificare la sua capacità e la sua forza mentale di essere e resistere al quarto posto in posizione Champions. C'è Roma-Atalanta, un'altra partita che può diventare decisiva per Mourinho, visto che Tiago Pinto darà fra poco le dimissioni da direttore sportivo della Roma, e bisognerà vedere i Fredkin cosa intenderanno fare anche con il loro allenatore. C'è un Inter Verona che sicuramente mette in discesa in effetti la squadra di Inzaghi, e poi c'è un Empoli Milan che può sempre riservare delle sorprese, perché l'Empoli è una squadra che gioca bene a pallone ma raccoglie molto poco, soprattutto in termini di gol e di reti fatte. Torino-Napoli è una partita da dentro fuori ulteriore per il Napoli, e qui non stiamo parlando neanche più di posizione Champions ma addirittura di posizione europea. In questo momento il Napoli è fuori da tutte le competizioni, anche dalla Conference, che come direbbe De Laurentiis non fattura, e quindi bisognerà vedere che tipo di risposta daranno i giocatori azzurri, ma soprattutto che tipo di risposta daranno le squadre di vertice impegnate come la Juventus contro squadre di coda, una Juventus che in Coppa Italia ha strapazzato il Granata di Salerno battendoli per 6-1. Però si sa, nel calcio avere una riconferma immediata spesso diventa difficile. Alla prossima.